Nella chiacchierata, insomma, che ha preceduto questa intervista, ho capito due cose. Uno, H2H è nuova come realtà perché nasce a fine dell'anno scorso, del 2014, quindi ha 6 mesi di vita, ma in realtà poggia su un'esperienza di più di 15 anni, tra l'altro potendosi avvalere di tutta la sua, che insomma deriva dall'ambito dei clienti, quindi di marketing, direzione generale, soprattutto telco, no? Ci dicevamo. Quindi non parliamo di realtà nuova, però parliamo di realtà nuova nel piano industriale che lei ha creato per lanciarla, perché qui insomma si parte da un'integrazione di comunicazione che pone le basi però su una tecnologia differenziante per poi articolare nei vari progetti. Ce lo spiega meglio. Sì, allora, quello che noi abbiamo fatto di fatto è prendere tutto ciò che sono i vari touch point che il cliente possa avere accesso e utilizzare la tecnologia in maniera agnostica, perché oggi ci sono tanti elementi di tecnologia che possono essere utilizzati, e aver creato un ecosistema che faccia sì che si possa ingaggiare i clienti con le diverse possibilità, utilizzando tecniche più tradizionali o tecniche più moderne. In un solo ecosistema riusciamo a fare del proximity marketing, utilizzare gli stessi dati per fare anche il remote marketing. In che modo? Di fatto avendo costituito una base che è un database clienti, un database di prodotti, un database esercenti, un database di qualsiasi natura che possa essere utilizzata per veicolare informazioni in maniera tradizionale o campagne DEM piuttosto che SMS, piuttosto che notifiche push, piuttosto che video contenuti. E utilizzando poi sia un'applicazione mobile app, piuttosto che wifi, piuttosto che qualsiasi altra modalità tecnologica di accesso, per poi ingaggiare, fomentare, prendere, utilizzare e ovviamente far sì che l'azienda possa avere dei risultati che possa sempre migliorare, avere una, diciamo, una conversione, un tasso di conversione, un successo maggiore, quindi avere degli obiettivi ben chiari di come posizionare i suoi prodotti, le sue offerte sul cliente e ingaggiarli in diverse modalità. Faccio un esempio molto, molto semplice: se il cliente è in remoto attraverso un'app o integrazione dell'app dell'azienda con alcune funzionalità della nostra piattaforma, riusciamo a veicolare delle informazioni e avere un coupon, un voucher, un'informazione che possa essere redente immediatamente all'interno dell'app, oppure portarlo sul negozio stesso, nel negozio del punto vendita più vicino, per poi poter ritirare questo prodotto o addirittura fare l'acquisto direttamente dall'app. Quando è in prossimità, all'interno del punto vendita, possiamo utilizzare i beacon, ultrasuoni, altre tecnologie, piuttosto che wifi, una navigazione all'interno di un mondo wifi free, e per fare sì che veicolano informazioni di tipo promozioni, couponing, videomessaggi o quant'altro, catturare queste informazioni e alimentare di nuovo ulteriori altre campagne. In questo senso non c'è più una campagna verticale singola, ma è una relazione che si crea con il cliente, si crea una relazione di tipo bidirezionale, brand, cliente e anche negoziante, quindi merchant. E si possono interrelare tutte queste componenti di dati per far sì che il nostro piano di comunicazione e piano di marketing abbia sempre più successo e siano sempre più efficienti ed efficaci per l'azienda. Quindi comunicazione, engagement, ma anche dato, studio del dato, quindi poi risposta in base al dato stesso, CRM. Tra l'altro, insomma, che corrispondono un po' alle realtà che si sono poi unificate in H2H. Il problema però oggi è anche come evitare il ragionamento per silos, perlomeno questo succede nell'integrazione, insomma, anche dei grandi gruppi. Voi come garantite questa esigenza, insomma, di lavorare integrati a monte dei progetti e non poi di continuare invece a stare in compartimenti stagni? Abbiamo diverse meccaniche. Innanzitutto il team, quando nasce dopo un brief dal cliente, è di solito un team interfunzionale, interdisciplinare. Cerchiamo di approcciare il cliente, le sue necessità, con un approccio che vede diverse tipologie di modalità di comunicazione o tecniche di marketing che devono essere adottate. Quindi costituiamo già un team a monte che è interdisciplinare. Come l'abbiamo fatto? Di fatto con un intervento di tipo organizzativo, strutturale. C'è un Chief Marketing Officer che è Luca Zambrelli che guarda tutti i punti, quindi tutti i nuovi ingaggi, tutte le nuove gare piuttosto che attività vengono visti da lui e lui ha il compito di guardarlo da un punto di vista completamente trasversale. Poi abbiamo due aree funzionali, una comunicazione, un'altra eventi ed engagement, che sono ovviamente verticali ma guardano tutto il mondo sia tradizionale che digitale per questi grandi filoni. Spesso nelle gare poi facciamo un team che sommiste da queste due aree. C'è un'ulteriore terza area, che è quella più tecnologica, che è
quella che dà le piattaforme, poi di fatto i servizi che noi esprimiamo sui nostri clienti, che è trasversale per definizione. Quindi se una persona ha necessità di creare un digital asset management su cui collocare dei prodotti, su cui puoi andare a fare delle comunicazioni di tipo social piuttosto che virale, piuttosto che sul web, noi riusciamo a utilizzare la stessa struttura sempre in maniera efficiente, auspicabilmente, insomma, per i nostri clienti. Ha nominato le gare. Chi sono i vostri competitor? Insomma, come vi chiamano? Quali tipi di gare? Perché oggi un po' tutti fanno tutto, no? Voi dove vi collocate esattamente? Che percezione ha il mercato di H2H? Ad oggi abbiamo visto in alcune gare a cui stiamo partecipando che siamo percepiti molto bene, soprattutto nella parte di digital engagement e di utilizzo di tecniche di comunicazione in maniera omnichannel. Perché questo? Perché di fatto il DNA porta a essere un po' un'agenzia che guarda più gli obiettivi, i risultati che i nostri clienti cercano, e in un mondo in cui ci sono tanti elementi di comunicazione diversificati, non è più soltanto, no, un mondo di above the line che poi si declina, no, in below the line, poi su digital e quant'altro, ma il cliente vuole in qualche maniera essere anche guidato, aiutato nel capire come utilizzare tutti i canali di comunicazione, tutte le tecniche di marketing per veicolare delle idee, delle cose, delle offerte o anche la sua percezione di brand. Quindi nelle gare che noi stiamo andando oggi a fare siamo posizionati spesso e volentieri un po' atipicamente, no, rispetto alle altre agenzie, perché riusciamo a avere questo ruolo di fare, che ne so, digital performance piuttosto che la parte tutta della gestione del digital, ma con degli output che sono anche sulla comunicazione più tradizionale. E quindi ci guardano un po' con curiosità, perché siamo una sola entità che riesce ad avere tutte queste anime all'interno dell'agenzia. Non abbiamo tutto, ovviamente, a 360 gradi sarebbe anche un po' presuntuoso dire questo, però su questi ambiti, su come gestire la comunicazione in maniera efficiente ed efficace, in maniera omnichannel, utilizzando tecnologie, utilizzando il performance marketing, utilizzando tutta un'altra serie di tecniche, siamo ben visti, perché nasciamo così, nasciamo dal trattamento del dato, nasciamo dalla comunicazione più tradizionale e sappiamo mettere insieme, no, queste nuove tecnologie per fomentare nuove opportunità di business per i nostri clienti e per noi. Volendovi dare una dimensione quantitativa, per aggregazione suppongo 70 persone tra Roma e Milano e 12 milioni e mezzo forse di fatturato, insomma non è male anche come rapporto, no? È buona, noi abbiamo ambizioni di andare un pochettino meglio, ovviamente questa è l'ambizione di tutti, e siamo un'agenzia appunto per aggregazione che raccoglie questa tipologia di fatturato. È ovvio che ogni anno inizia con nuovi clienti, nuove aspirazioni. Con questo piano industriale noi pensiamo di stare su quelle che sono le nuove tecniche di comunicazione e di marketing sul mercato. Per me è molto importante, anche come esperienza da cliente, aver visto questi due mondi non in maniera distaccata, perché già oggi diventa molto complicato all'interno di un'azienda far parlare le persone che fanno CRM, digital marketing, comunicazione tradizionale, marketing tradizionale, metterli tutti insieme intorno al tavolo e uscire fuori con un progetto unitario. Noi siamo un'agenzia che ha questa tipologia di connotazione e auspicabilmente il trend del futuro vedrà, no, queste nuove figure all'interno dell'azienda crearsi con delle richieste ben precise sulle agenzie, e quindi speriamo di esserci. Perché lei era questo che mancava quando era dall'altra parte della barricata. Assolutamente sì, questo è, il punto era parlare con un'agenzia che al di là del problema specifico nel momento in cui si crea un brief, mi poteva dare un supporto in tutte quelle che sono le attività succedanee o in maniera integrata o in maniera coerente su tutti i mezzi di comunicazione. Oggi i mezzi di comunicazione non sono più la televisione, la radio, la fissione, no, il cinema, che erano tradizionalmente quelle che si faceva, no, in un determinato periodo storico, ma sono tutti questi altri mezzi, come toccare e parlare con i millennials, come utilizzare la stessa tecnologia senza fare sforzi ulteriori o spese ulteriori per andare, no, tra digitale e il mondo offline. E questo è quello che è la sfida. Per che clienti state lavorando oggi, insomma, che progetti avete in serbo? Noi oggi, come clienti storici, abbiamo Prenatal, su cui gestiamo non soltanto la parte Italia ma anche la parte europea e mondo. Abbiamo Mondadori, abbiamo Beiersdorf, abbiamo AkzoNobel, abbiamo H3G per il grande cinema, che è anche lì il programma di loyalty che abbiamo utilizzato. Stiamo lavorando con Coop Voce, stiamo lavorando con, insomma, tante nuove realtà, e sempre di più su questo mondo più digitale, misto
con attività di comunicazione e di eventi in maniera sempre focalizzata su come ingaggiare i propri clienti sui diversi canali.